Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora, intanto esprimiamo un po' di solidarietà per quello che sta accadendo adesso nel mondo, per il popolo ucraino, no? Che si trova, insomma, a fronteggiare una situazione particolare. Qui si parla di leggerezza, però è giusto anche in qualche momento diventare un pochino più seri su questo canale. Comunque, questa sera io andrò a presentare il Mercur Progress 500, va bene, io l'ho già aperto chiaramente, ma la scatola è molto semplice, è in cartone, il che mi piace perché la rende eco-friendly. All'interno c'è anche una lametta Mercur, che però io non uso questa sera, e poi c'è il rasoio, ok? Il rasoio è un regolabile. Adesso qui sotto si vede veramente poco, ma qui praticamente c'è un puntino, ok? C'è un puntino e qui sotto ci sono dei numeri che vanno da 1 a 5. In realtà vanno fino a più, che è dopo il 5, qui c'è il più. Non so se riuscite a vederlo, dubito fortemente, perché anche senza telecamera è appena percettibile. Lo guardiamo qui sotto e vediamo che a 1 ha questa apertura. E mano a mano che si va ad aprire, si alza sempre di più il coprilametta. È un rasoio a tre pezzi, ok? È un tre pezzi, eccolo qui. Cose fondamentali, qui c'è un piccolo segnetto che deve coincidere con il segno da questo lato, che da quest'altro lato non c'è. Questo perché? Perché la rotella è fatta per andare a combaciare perfettamente con la filettatura messa in questo modo. Possiamo vedere che la parte che va a sollevare poi il coprilametta e quindi a variare l'esposizione della lama e il gap più che l'esposizione della lama si muove meccanicamente grazie a una molla, ok? Quindi c'è una molla che la solleva e quindi va a spingere, ok? Contro il coprilametta. Molto bene. Adesso lo andiamo ad armare. Io lo armo con una Persona Platinum, ok? Perché quando provo i rasoi per la prima volta, io, come sapete, non provo mai prima le cose. Allora, provandolo per la prima volta, mi piace, dov'è il segnetto? È qui, eccolo qua. Mi piace provarli con una lametta tutto sommato leggera. Ok? Ok, andiamoci a vedere il gap se riusciamo. Questo è il gap A1. Quando andiamo al massimo arriviamo a 5 ed è così. 1, 5. Ok? A 5 insomma c'è un bel gap, eh? Un gap importante, direi. Altra cosa che andiamo a presentare questa sera è il pennello che ho realizzato io, ok? Quindi il pennello The Italian Shaver. Questo pennello è in grass porcellanato. L'ho già presentato sullo scorso video, in realtà, che era in spagnolo. Io volevo presentarlo per la prima volta in un video in italiano, ma poi, insomma, parlando con ormai gli amici, insomma, che mi seguono anche su Discord, e se volete, insomma, potete iscrivervi, qui sotto trovate il link, e mi ha detto, ma sì, ma mostralo uguale, anche se in spagnolo, poi dopo lo rimostri in italiano, ed eccoci qui. Ok, lo andiamo a guardare qui sotto, il ciuffo, in questo caso è un tasso, io ne ho un altro che è stato, diciamo, equipaggiato con un ciuffo in cavallo, che però a me personalmente no, non è piaciuto più di tanto, ok? Questi primi due sono due pennelli, chiamiamoli così, sbagliati, perché c'è un errore cromatico, quindi non è bianco, blu, bianco, rosso, ma bianco, blu, rosso, bianco. No, vabbè, ma insomma, diciamo che c'è questo piccolo errore che è stato corretto poi negli altri 10 che ho realizzato. Quindi se volete delle informazioni, contattatemi qui sotto e vi do tutte le informazioni del caso, ok?
La barba stasera la facciamo con il sapone vintage di Officine della Barba. Vediamo, ecco, si vede meglio così. Forse sì. Vintage di Officine della Barba che avevo provato e che insomma è un ottimo sapone. Ma insomma, prima di farci la barba ci andiamo sicuramente a sciacquare il viso. E poi a pre-barbare con un prep. Nel frattempo vi dico che guardando le statistiche di YouTube ho visto che solo il 20% delle persone, questo è il prep, eccolo qui, solo il 20% delle persone che mi guardano sono iscritte al canale. Allora, se vi piace questo genere di video, iscrivetevi, tanto è gratis. Tra l'altro, se non attivate le campanelle, la campanella di notifica, neanche vi scoccia più di tanto dicendovi guardate, è uscito il nuovo video. Però almeno ce l'avete lì tra i suggerimenti. No? E ogni tanto magari vi guardate un video. Ho riscoperto questa prep che non la usavo da tantissimo tempo. L'ho tirata fuori perché ho detto qui, casomai si va a rovinare, no? All'interno del tubetto. Mentre i prodotti in tubetto, come anche le creme, tendono a seccarsi poi a un certo punto, perché comunque un minimo di aria penetra sempre. Il pennello è stato già bagnato una mezz'oretta, ma già che ci siamo, vi faccio vedere anche, eccolo qua, bagnato, no? Questa è l'acqua che trattiene, ok? Pennello molto morbido. Qui ho utilizzato un tasso, diciamo, non di primo prezzo, ok? Quindi questo è un pennello da 120 euro, ecco. Però per me ne vale la pena, questo io me lo tengo assolutamente, lo adoro. L'ho già usato varie volte, ok? Vado a prelevare il mio sapone. Una discreta quantità di sapone e iniziamo un bel montaggio in ciotola. Sapete che mi sono scordato la ciotolina con l'acqua che mi serve per andare a idratare maggiormente il sapone quando voglio aggiungere un pelino d'acqua. Ecco qua, guardate che bella schifa. Pennello ha un nodo importante, è un nodo da 26, ma con questa scelta che ho fatto di mettere un SHD, no? Poi il pennello, vedete quanto è grande, insomma, perché si apre molto. Mangia una marea di sapone, perché più grande è, ovviamente più mi riesce a conservare dentro.
Allora, la barba non è lunga, ma io questo qui lo vado a mettere adesso, diciamo un 4, per fare il pelo. Il cap a 4 è bello importante, insomma, sarà mezzo millimetro. Questo rasoio, secondo me, no? Al di là adesso della valutazione mia personale su come sarà la sbarbata, ancora non la posso dare perché, però, ha una figata, ossia che è lo stesso da 50 anni. E quindi ritengo che se questo prodotto è rimasto lo stesso per 50 anni, molto probabilmente è perché è ben fatto. Devo dire che così a primo impatto a 4 è bello aggressivo, bello deciso, ma non è cattivo, non è un bastardo come rasoio. Si sente, la lametta canta. Ecco, anche oggi è caduto, qui c'è qualcosa che non va, eh. Allora, ragazzi, come prima passata, diciamo che ci possiamo stare alla grande, eh? Voglio dire, adesso basterebbe un contropelo e probabilmente basta. In realtà io andrò a fare come sempre anche come si dice, la passata di traverso, perché mi piace. Ho il contropelo,
invece di 4 lo andiamo a mettere a 2. Adesso io non credo che voi riusciate a vedere perché sono veramente appena marcati il numero e il pallino. Però questo è. No, qui adesso vi faccio vedere quanto sapone c'è dentro, nel senso che le setole nella punta sono praticamente scariche. Oh, per la passata di traverso lo andiamo a mettere a 1, lo riportiamo al minimo.
ragazzi, che gli vogliamo dire a questo rasoio? La sbarbata è durata 20 minuti, ad adesso, con tutto quello poi che ho parlato, quindi è stata anche rapida. Abbiamo ottenuto una sbarbata più che soddisfacente, assolutamente molto soddisfacente, ma mi ha stupito il fatto che, nonostante la regolazione a 4, il rasoio non fosse poi così cattivo, o meglio, si sentisse sulla pelle, facesse sentire bene la lama, senza però andare ad aggredire, non ha mai strappato. Non so se oggi ho la pelle più rilassata, più, e quindi è venuto meglio, è andato tutto meglio, ma il rasoio, che vi dico, per 60 euro mi ha fatto innamorare. Un rasoio assolutamente dal look molto vintage, con una testina, con una forma veramente semplice, ma ben studiata, davvero ben studiata. Sì, ho fatto qualche piccolo red point qua sotto, ma perché sono andato a ricercare poi, cioè se voi, qua sono liscio, non si sente più pelo, e questo ovviamente non gioca a favore della non irritazione della pelle. Il dopo barba sarà Clubman Pinot, ok? Special Reserve, così un bello schiaffo alcolico qui sotto, eccolo qua. E andiamo a chiudere tutti i pori. Ragazzi, c'è poco da dire. Se un prodotto, ripeto, se un prodotto viene fatto per 50 anni sempre uguale, un motivo ci sarà. Ha un bel peso, ok? Quindi basta lasciarlo andare e vi regala delle sbarbate meravigliose senza andarvi a massacrare la faccia. Mi è piaciuto davvero tanto, davvero davvero tanto. Se non l'avessi comprato, lo comprerei. Molto bene. Allora, signori, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica, ok? Per non perdervi i futuri video, e commentate. A me quello che diverte di questa cosa, di questo percorso che ho intrapreso, oltre al fatto di aver imparato un sacco di cose grazie a voi, grazie ai vostri commenti, di confrontarmi con le persone, ma è proprio il rapporto che si crea tra persone, quindi si chiacchiera, ci si diverte, e questo mi piace tanto. Quindi commentate, iscrivetevi al canale, andatevi a vedere il sito www.theitalianshaver.com. Lì trovate un sito ancora embrionale, ma comunque cominciano a esserci già un po' di saponi, un po' di valutazioni nella scheda recensioni. Tra qualche giorno dovrebbe uscire, no, dovrebbe, uscirà, lo sto scrivendo, un articolo su un produttore di pennelli, ok? E niente, piano piano anche lì, no? Creeremo contenuti, creerò contenuti che saranno fruibili, insomma, da tutti quanti. Direi che con questo è tutto, e anche oggi ci vediamo più vecchi. Ciao!